ARPAL monitora e controlla lo stato del Mar Ligure tutto l'anno, dai ripacimenti costieri ai sedimenti fino ai confini delle acque territoriali, occupandosi di biodiversità marina, microplastiche, rifiuti spiaggiati e aspetti chimico-fisici. Nell'ambito della prevenzione collettiva, l'Agenzia controlla le acque di balneazione da aprile a settembre, fornendo in tempo reale i risultati degli accertamenti e predisponendo i dati necessari, ad esempio, al riconoscimento della bandiera blu. La costa ligure è divisa in tratti, rappresentati ognuno da un punto di campionamento e monitorati con cadenza almeno mensile da ARPAL. I punti di campionamento quest'anno sono 381 e si distribuiscono in un arco costiero balneabile di quasi 370 km. Mediamente in Liguria abbiamo più di un punto di controllo per ogni chilometro. Due sono le indicazioni relative alla balneazione. La classificazione, basata sull'andamento degli ultimi 4 anni, è invariata per tutta la stagione, e la conformità alla norma, verificata almeno mensilmente, la cui assenza obbliga i sindaci a dimettere il divieto di balneazione. Già nel mese di aprile ARPAL svolge i campionamenti prestagionali per definire la situazione di partenza. Da maggio a settembre poi si procede con un calendario fissato e trasmesso al Ministero, che prevede controlli una volta al mese per tutte le zone e 2 volte al mese per le zone classificate scarse o sufficienti. Ma quali sono i parametri valutati per ogni punto di campionamento? Ai fini della balneabilità vengono valutati per ogni punto 2 parametri microbiologici, le Escherichia coli e le enterococchi intestinali, indicatori di contaminazione fognaria. Questo significa che normalmente per la salute umana non ci sono pericoli, ma trovarli in un campione indica che nelle acque in cui ci bagniamo possono esserci altri organismi patogeni per l'uomo. Il responso arriva dopo solo 24 ore di tempo tecnico-analitico. La classificazione di un'acqua balneabile invece è un giudizio del tratto di costa calcolato sulla base dei dati relativi agli ultimi 4 anni, ricalcolata e deliberata entro il 30 novembre di ogni anno dalla regione. Le classi di qualità sono eccellente, buona, sufficiente e scarsa. Ma come possiamo consultare i dati? La classificazione e gli aggiornamenti di conformità e non conformità dei punti di balneazione sono disponibili in tempo reale sul sito di ARPAL, accedendo alla pagina tematiche, mare, balneazione.